Siamo a Villa di Donato, alla prima dello spettacolo inedito di Giacomo Casaola. Giacomo, quali sono le tue prime impressioni per questa prima serata di debutto? Ma è grandissima emozione, ovviamente, può essere un po' banale, ma è così, e poi grande anche soddisfazione per aver portato a termine questa avventura che si è appena visto l'inizio, e ovviamente poi avrà un lungo seguito anche e soprattutto dalla stagione autunnale in poi. Abbiamo sentito spesso nominare G, il signor G. Chi è questo signor G? Ma oltre a essere, diciamo, il nome con cui è conosciuto Giorgio Gaber, indubbiamente G era poi, tra l'altro, era il personaggio protagonista dello spettacolo, e anche se aveva logicamente un'attinenza con Gaber, è un G ovviamente calato nella realtà del XXI secolo, quindi con un insieme di cose che come i social, come la tecnologia e come tutta una serie di cose che lo rendono poi protagonista di questo spettacolo che è Nichilismi e Fashion Week. Ecco, dopo lo spettacolo Nichilismi e Fashion Week, cosa deve aspettarsi il pubblico da te? Ma indubbiamente la prima cosa sarà un videoclip che è proprio di una delle canzoni dello spettacolo, che si chiama Indy e De Gregori, e che è diretta da un regista meraviglioso che è Stefano Poletti, che ha diretto Baustelle, Zen Circus, Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti, quindi insomma tutti i gruppi anche dell'underground attuale, e sarà un video molto bello. Io l'ho visto un po' in anteprima e vi garantisco che è molto bello. Grazie, allora ci vediamo presto con tutte le novità di Giacomo Casaola. Un bacione a tutti.